tanti impaccassoni coi carri e ta ta ta, e prendete quant'è vera la libertà. Agi avanti in tre su questa sfilata, senza pensare di dietro che non penisti vai. E allora avanti impaccassoni coi carri e ta ta ta, e prendete quant'è vera la libertà. Che noi dupla tutta sta allegria e l'ancora energia per combattere e campare. Che noi dupla tutta sta allegria e l'ancora energia per combattere e campare. Oh, buonasera cari amici di Dopo Cena, benvenuti in questo salotto che è dolce, più dolce, più dolce di così non si può. Siamo praticamente circondati da musica, allegria, dolciumi, e quindi il carnevale è entrato nel studio di Dopo Cena e a Fano TV a piene mani ci hanno riversato, quintali no, però insomma quasi ci siamo, e questa è praticamente la sfilata del martedì, abbiamo iniziato la sfilata del martedì qui a Dopo Cena. Qui a Dopo Cena. Allora, non avete bisogno di nessuna presentazione, naturalmente avete già capito che c'è un'ampia rappresentativa dell'anima del carnevale fanese, la musica rabita che impersonifica, possiamo dire, proprio l'essenza, l'anima del carnevale fanese nell'espressione del suo maestro, dolci e poi anche altre cose che avremo nel seguito della puntata che ci parleranno di questo carnevale che è partito domenica, è partito domenica, tre botti, pronti via, boom, boom. E siamo partiti. E siamo partiti. Allora, Luciano Cecchini, iniziamo insomma dall'inizio, ecco. No? E partenza tutta nuova, partenza tutta particolare, quest'anno che però pare essere stata estremamente gradita. Molto, molto gradita, ho avuto un sacco di complimenti e quindi verrà ripetuta anche nelle prossime sfilate. E è piaciuto il modo perché così il Viale Gramsci è già pieno ad accogliere le decine di migliaia di turisti e spettatori del nostro carnevale. Ecco perché è stato di gradimento e così tutti si sono potuti fotografare e portarsi a casa un pezzettino di carnevale. Ecco, è stata una partenza sicuramente molto bella, molto particolare, che segna anche un passo in avanti, giustamente il carnevale, insomma, siete sempre alla ricerca di qualche cosa, sì, che lo connoti in maniera diversa. Sicuro, perché il carnevale è una festa che si ripete, ma secondo me è una festa che si ripete rinnovandosi, adeguandosi e trovando sempre nuovi spunti. Il mattino appunto di domenica scorsa è stata la chicca con il carnevale degli animali. È stato molto molto carino, molto simpatico, è stata una prova generale che sicuramente nelle prossime edizioni troverà un bel programma. E sono felice di essere qui in questo salotto, in questa casa, diciamo, di Fano TV, con gli elementi essenziali del nostro carnevale, perché c'è la musica rabita. La musica rabita è il nostro biglietto da visita, perché mai e poi mai si potrà portare un carro allegorico in Europa o in altre città italiane. Ma la musica rabita sicuramente l'ha fatto e lo farà prossimamente, rappresentando appunto il Carnevale di Fano in tanti altri eventi che si svolgeranno nella nostra Italia. Ecco, diciamo che appunto l'altro elemento distintivo del Carnevale fanese, che sicuramente è un po', no, il fiore all'occhiello di questo Carnevale, è il getto, che ha delle radici antichissime, insomma, prima erano confetti, poi sono diventati dolciumi, poi insomma la Perugina è rientrata a piene mani alla grande. E con grande soddisfazione ringrazio proprio la Perugina, perché anche quest'anno veramente è stata eccezionale, in un momento di particolare crisi eccetera eccetera eccetera, ha garantito il suo getto, quindi sono arrivati in parte, difatti dopo domani arriva l'ultimo carico che appunto completerà i 200 quintali di cioccolata. E vedrete domenica 8 e 15 quello che vi aspetta. Domenica ne abbiamo gettati 65 quintali e quindi il restante per le altre due domeniche. 65 quintali sembra insomma una certa quantità. È bellissimo, perché poi vedere in questo, diciamo, cavò dove lavoriamo e prepariamo le casse, perché sono 100 casse a domenica, è una montagna, cioè
200 quintali di cioccolata è veramente una montagna, di effetto. Di effetto e diciamo anche di affetto, perché poi insomma, no, questo amore a doppia mandata tra il carnevale e coloro che lo vengono a vedere, che viene, come dire, legato dal dolce, è una bella cosa, insomma. Sì, è uno slogan eccezionale, bello da vedere il nostro carnevale, ma soprattutto unico, dolce da gustare. E quindi insomma... Non per niente. 1347. Ecco, insomma, i numeri hanno la loro importanza. Assolutamente. Perché sì. Insomma, sicuramente i documenti lo attestano, insomma, questa giostra, il cui vincitore poi dava queste regalie dolci come segno di benevolenza, si è trasformato poi in quello che vediamo qui ai giorni nostri. E poi noi abbiamo un grande legame col Bacio Perugino, visto, esatto, che Federico Seneca firmò i due amanti col Bacio, quindi insomma, ci sta bene. Oh, carnevale, visto che abbiamo qui di fianco colei che insomma che si occupa non soltanto degli aspetti tecnico-logistici, ma anche c'è tutto un corollario di eventi che girano, che ruotano attorno alle tre domeniche, alle tre sfilate principali. Sì. Sono praticamente tre settimane piene di anche eventi collaterali che fanno vivere anche chi decide di passare qualche giorno nella città di Fano momenti anche diversi dalla sfilata vera e propria tout court. Beh, sicuramente sì, come si dice, il nostro professor Berardi lo attesta sempre, il carnevale è una cosa seria, ecco. Quindi ci dobbiamo mettere anche qualcosa di... Tutti seri. Mi raccomando, sei serissimi. Qualcosa di culturale. Ma allegro, mica il carnevale, ci mancherebbe. Prego. Voi ogni tanto battanaiate, perché dovete sapere che, insomma, come in una puntata di dopo cena il maestro qui recitava, per far parte della musica arabita ci vuole la laurea o il diploma, quantomeno in battanaite. È vero, Nicola, tu che sei, vuol dire... Lui è andato a Norris Causa. Lui è a Norris Causa. Tu ce l'hai il diploma, sì, di battanaite? Sì, sì, vabbè. Quello lo prendo, l'unico che ho. L'unico che il laureato sarebbe lui. Lui due lauree, un master in battanaite. Io mi sto... Dov'è il corso? Al COD? Al COD, un master in battanaite. Io mi sto allenando a casa, nella mia cameretta. Che bello. È vero, che immagine. Soddisfazione. Che bella immagine. Va bene, torniamo alle cose serie. Ecco, su, allora, seri, rientriamo nella parte seria. Dunque, abbiamo aperto, come tutti sapranno, il teatro era pienissimo con un omaggio a Pepe Nigra con i ragazzi del San Costanzo Show che hanno fatto un magnifico spettacolo. E continueremo sabato prossimo con un coro ospitato da noi come carnevalesca e dal coro polifonico malatestiano, è il coro di Ariccia, che farà uno spettacolo concerto in maschera, e quindi vi invitiamo ovviamente sabato al Teatro della Fortuna. E chiuderemo anche con il lunedì 16 febbraio, con una conferenza, sempre una conferenza spettacolo sulla risata. Ci è parsa una cosa con il presidente molto carina e l'abbiamo intitolata "Una risata vi libererà, ultimo giorno utile per imparare a ridere". Ecco. E poi il martedì ovviamente chiuderemo con il solito rogo del pupo. Ecco, quindi insomma il pupo che quest'anno viene impersonificato attraverso un altro elemento distintivo di questa edizione del Carnevale 2015 che avete fortemente voluto, il brodetto. Il brodetto sono le eccellenze della nostra città. Noi quest'anno abbiamo puntato, come ente carnevalesca, come diciamo manifestazione principe della nostra città e non solo, abbiamo puntato anche alla moretta, che è un'altra tipicità della città di Fano, al brodetto legato con noi, quindi in settembre, quando si svolgerà il brodetto, si parlerà anche di carnevale. E poi non ci manca a mettere insieme la romanità, quindi il carnevale passa appunto davanti l'Arco d'Augusto, che è proprio il simbolo della nostra città. Quindi, sì, possiamo a questo proposito ricordare che anche quest'anno siamo gemellati con il Carnevale di Roma, e una delegazione martedì 17, quindi il martedì grasso, andrà a Roma, io andrò a Roma a questo grande carnevale particolare. Loro fanno un carnevale equestre, l'anno scorso anche sono venuti con una rappresentanza, sì, non so, sì, se ricordate, e quindi anche quest'anno abbiamo
abbiamo mantenuto scorso, questo gemellaggio. L'anno scorso Flora sono venuti da noi in esilio, eh? Sono venuti in esilio, esatto, perché l'anno scorso hanno avuto un momento di pausa, di defiance. Quest'anno invece sono riusciti. Sono riusciti, ah, okay, sì, col comune, con l'assessorato alla cultura, a trovare il loro spazio, sì. Bene, però comunque questa unione di intenti con Roma rimane, insomma, questo legame così. Così, insomma, questo sodalizio così importante. Senz'altro. La via Flaminia ci unisce. Quindi. La via Flaminia d'altronde non potrebbe essere. L'anno scorso, beh, ci siamo fregiati, Fano, capitale del carnevale. E quindi, insomma. Va bene. Allora, come vedete, i dolci contraddistinguono il carnevale, però anche la musica. Allora io interpello il magister della musica arabi, il laureato, colui che detiene... Lo scettro qui accanto. Lo scettro qua è sempre ammaccatura. Ammaccatura, perché questo lo diciamo, è insomma, l'originale. Diceva. Che bellino, questo è il. È proprio, vedi, mi viene in mente che mi servirebbe per darlo nella testa chi dico. Qualcuno. Vabbè, dopo, i sassolini nella scarpa ce li caviamo dopo, però. Vabbè, io mangio una russa russana. Esatto, a posto. Dopo insomma. Qui solo ad averli ai nostri piedi, tutti questi dolciumi, ci ha fatto salire la glicemia a 3000. Allora, quest'anno avete partecipato come musica arabita non solo come elemento, diciamo, musical popolare, folcloristico, però vi siete voluti buttare a piene mani anche nel getto. Infatti, come avete visto, il nostro carro è stato ristrutturato completamente. Con i fregi dei nostri batanai, diciamo, no? E in alto abbiamo il getto e poi c'è la bellissima pupa opera dei nostri carristi, del suo disegno di Samantha, che è stata bravissima, una carrista che ha fatto l'immagine della mia copia versione femminile, ecco. È molto più bella, quello sicuramente, vabbè, però è stata molto apprezzata, sì, molto bella. Com'è stato questo primo giro con il getto? Perché è la prima volta, no, nella storia della musica arabita che partecipa al getto? Sì, diciamo, la gente non se lo aspettava, perché dice il mercato della musica arabita non ha mai gettato niente, invece quest'anno stavano sotto. E quindi? E dirò che anche quelli che sono da noi, che gettano, si divertono da matti, perché oltre che gettare... C'hanno anche l'atmosfera nostra di goliardia che è principe nel nostro carro. E quindi, insomma, l'utile al dilettevole, sì, sì. Insomma. Poi quest'anno abbiamo avuto l'onore di avere con noi la Borghetti Bugaron Band. Esatto. Che dopo, quanto sono passati? 8 anni? Quasi 10 anni, sì. Dieci anni. E è quindi, stato insomma. Però io domenica, insomma, c'eravamo anche noi, insomma, vi ho visto belli affiatati, insomma, molto, la musica... Diciamo, vedi, ci aggreghiamo proprio in modo naturale, senza sforzi, guarda. Viene naturale. Sì, hai laureati dal tondo. È vero? Come mai? Guarda, tra un batanai e un Borghetti... Non è che si beve. Passi il microfono a Nicola, così lo sentiamo. Allora, siamo sul provato andante, si sente anche dalla voce, che non è delle migliori. Delle migliori. No, vabbè, noi siamo, l'abbiamo detto sui giornali, l'abbiamo scritto sul blog nostro, noi siamo molto contenti di essere tornati, siamo tanto contenti che Avanti Andrè è la canzone del Carnevale di Fano, certo. Che insomma, noi ce la sentivamo tanto sta cosa, quindi siamo proprio... onorati al limite dell'imbarazzo. e devo dire che siamo molto contenti di tornare su nel carro. E ieri, quando siamo andati su, ed era l'ultima volta, eravamo stati nel 2008, mi sembra. Sembrava il giorno prima. Non essere mai andato, sì, sì, è stato molto naturale, molto, ci sono ricreate subito quelle dinamiche, ci siamo divertiti come i matti al come solito, va? Veramente tanto, sbagliamo. Ci sfiniamo letteralmente, perché scendiamo giù che... Io c'avevo una gran paura, perché dal 2008 adesso come sono passati degli anni, pensavo ce la faremo più a stare in bilico sulla casa, invece ce l'abbiamo fatta, quindi dai. Le prossime domeniche anche meglio, facciamo più casino ancora. Posso, Lino, legato alla musica arabita, abbiamo due appuntamenti proprio di questa settimana.
Quindi mi raccomando, venerdì 6 alle 18 nella sala della Fondazione Califano verrà appunto presentato un libro dedicato alla nostra musica rabita, scritto appunto da Silvano Clapis e Raffaella Manna. Ecco, non mancate questo appuntamento, e il giorno a seguire, quindi sabato 7, apriremo nella ex chiesa San Michele vicino all'Arco d'Augusto un omaggio alla musica rabita. Quindi due appuntamenti in questa settimana appunto dedicata alla nostra musica arabita. Presidente, scusi, la interrompo sempre, insomma, noia. No, ma ci siamo dimenticati di dire che il 25 di... Domenica 25 abbiamo inaugurato una mostra. Scusi, io non mi sono dimenticata. Ah, mi sono dimenticata io, scusi. Ecco, sì. Porta, vabbè, io sono, mangio un'altra rossana. Io sono qui, qui in mezzo. Che... Quindi vai, vai con Candelara, anzi ringrazio l'amico Lorenzo Fattori che veramente è stato eccezionale, ha allestito una mostra meravigliosa, stupenda, meravigliosa, che invitiamo sia io che il mio vice a andarla a visitare. Merita veramente. Troverete ovviamente. Ecco, io praticamente, siccome stanno facendo un po', io mi posso anche alzare, me ne posso andare perché se la conducono, se la ripassano, la puntano. Io sono contentissimo. Guarda. Scusa, non fai niente, Lino, ti pagano. Guarda, dai, tutto ciò è bellissimo. Scuola di fanesitudine. Ecco, questo dai, mi servirebbe. Sei con noi, pian piano, avanti. Sei diventato un fanese. Guarda, io sono contentissimo. Sei a Fano TV. Il getto del carnevale, ecco, è la musica rabita, vai a scuola dei Batanai, il prossimo carnevale Lino suonerà nella musica rabita. Poi sarò lì da mazziere, cioè, mi presti una mano a voi, a stufo. Allora, insomma, è bello però vedere, visto che l'abbiamo citato, questo aspetto così culturale del carnevale, che insomma, anche tutta la città, il tessuto sociale, culturale, che non ha addentellati stretti proprio con il carnevale, ci si metta insomma con una mano, con un piede, insomma, e si mischino un po', c'è questa cosa di, no, di comunicazione, interazione. Sì, beh, diciamo che è ora passata che questo... sì, assolutamente, dobbiamo arrivare a che il carnevale sia di tutti i fanesi si sentano parte integrante e la cultura fanese si senta parte integrante col carnevale. Perché poi è una questione di scambio, di empatia, e io penso che questo possa essere, nel periodo di carnevale è giusto che sia così, insomma. Ecco, quindi anche la succitata mostra dei manifesti che si è tenuta a Candelara è un esempio di come ci si possa relazionare anche con altre realtà del territorio. Anche con altre realtà del territorio, perché dobbiamo anche espanderci, andare fuori, arrivare a tutta Italia e poi... E poi chissà, hai visto male. Attraverso Candelara, non è la mostra del manifesto, ma volevo appunto dire che è stata una collezione, una raccolta di vari maestri d'arte, di pittura, provenienti in città legati al carnevale. Quindi abbiamo degli amici di Viareggio, degli amici di Ivrea, degli amici di Roma, degli amici di Venezia, cioè tutti. Da noi ad esempio Fano è rappresentato da Pierluigi Piccinetti e da Paolo Del Signore. Quindi insomma c'è da vedere. No, vuol dire, attraverso poi l'arte, insomma, il carnevale viene rappresentato, no? Beh, il carnevale è l'arte, ce n'ha. Soprattutto tanta creatività, e qui dico veramente grazie ai nostri maestri carristi, giovani e meno giovani. Sono molto contento che anche quest'anno, le scuole hanno partecipato. Abbiamo avuto 10 stagisti appunto ad imparare come si elabora un carro. Grazie appunto al liceo Apolloni all'Olivetti, e ci metto dentro anche il Volta e l'ITC Battisti, che sapete sono i ragazzi delle scuole superiori che fanno delle coreografie davanti ai nostri carri. È un inizio e una novità anche questa, che sicuramente crescerà nella nostra parata, nella nostra sfilata di carnevale. Ecco, tanto per ritornare al discorso di prima, anche le scuole, anche il tessuto giovanile approccia questo mondo così, così bello come quello della... E poi domenica mattina vedrete l'esplosione di tutte le scuole, asili, medie ed elementari, perché c'è il carnevale dei bambini. Oltre 600 bambini hanno dato l'adesione, quindi elemento distintivo della prossima domenica, questo è stato quello dei nonni e in preparazione e quindi scendono in campo i bambini. Quindi anche tutte le fasce d'età della famiglia vengono. Il nostro slogan, il carnevale è di tutti, ecco. Non è né della carnevalesca né del comune, ma proprio di tutti.
e fatevelo vostro sostenendolo, tesserandovi alla Carnevalesca, che ancora non siamo arrivati a 1000. Presidente, volevo fare un appello. Prego, prego, prego. Ecco, lei, ecco. Adesso tolgo il cappello. Togli il cappello da me. Mi rivolgo a tutti i fanesi, non da maestro della musica della vita, ma da sbancato. Vi volevo dire una cosa. Se non fate la tessera della Carnevalesca, vi posso dire una cosa? Quanti stupidi. Ecco, cioè, vedete come tutto un vaso torna. Comunicante, tutto torna. Hai fatto bene a citare questa, a fare questa citazione così artistico-cinematografica. Insomma. Carnevale di Fano, 4 carri di prima categoria, oltre 18 metri, che ogni anno vengono riproposti. Quindi anche questo è uno sforzo che dobbiamo rimarcare, perché i maestri carristi rappresentano anche un'alternativa per i giovani dal punto di vista occupazionale, imprenditoriale, cioè non c'è soltanto, no Nicola, anche vedo che tu insomma comunque annuisci, quindi sono contento che siate d'accordo con me, c'è anche un risvolto diciamo imprenditoriale in questo, quindi la città di Fano giustamente vuole affermare questa scuola di carriera. Sicuro, anche perché per qualcuno è un lavoro, lavoro vero e proprio, forse è una delle poche entrate, se non unica, di questi ragazzi che si danno da fare intorno al carnevale. E quindi l'appello del maestro sbancato, eccetera, eccetera, è giustamente indirizzato anche a questo. Insomma, sostenere il carnevale significa sostenere anche il tessuto sociale della propria città. Dare spazio specialmente ai new entry, a nuovi ragazzi che si approcciano appunto a cominciare a spennellare, a far cartapesta e compagnie e creare queste opere meravigliose. Poi insomma l'apoteosi ci sarà col rogo del pupo, anche questo è un elemento molto atteso. Il martedì grasso, martedì 17, sono gli unici due appuntamenti che non si rimandano mai. Ecco. Quindi il giovedì grasso e il martedì si fa, se ce lo permette il tempo, se no non viene rimandato. Quindi martedì 17 in piazza, come la tradizione vuole, all'imbrunire ci sarà il rogo del pupo. Prima l'abbiamo ripristinato già dall'anno scorso e verrà ripetuto, faremo la parata del Va con la colonna sonora della musica rabita, tutti gli atleti, perché sapete che anche quest'anno lo sport non manca al nostro carnevale. Torneo di rugby, torneo di volley, sabato e domenica questa abbiamo la regata velica a livello nazionale, poi partirà dal venerdì grasso fino al martedì il secondo torneo di basket nazionale, il ciclismo e il raduno delle moto, cioè abbiamo raggruppato il Vespa Club, adesso se ne salto qualcuno viene fuori un disastro, occhio, e poi c'è il Biker For Life, mi pare, e il Dragone, quindi ecco. Spero di non aver dimenticato nessuno, domenica 15, quindi una bella moto mascherata, e se andiamo a vedere veramente abbiamo toccato tutti gli sport, e quindi tutti gli sportivi poi martedì faranno parte del corteo del Va. Il corteo del Va appena ripristinato, queste coperte con lo stemma della carnevalesca del nostro carnevale, butteranno per aria alcuni elementi della musica rabita. Ecco, verranno gettati. Ho detto musica rabita, però dentro di me no, ci metterei altri dove tutti insieme. Non si può dire. Dopo cena. Dopo se no ci mettono. No, poi ci sono i bambini ancora. Cioè, i bambini non si può dire. Ma se no ci avrei tanti va. Tanti va. Ecco, è vero, Nico, l'ero scordato. Perché oltre a essere tutte e tre le domeniche con la musica rabita sul carro, e sempre che arriviamo vivi al qui, che ce la facciamo, due baci in più. Il martedì grasso, il 17, oltre tutto quello che è già stato detto, c'è il concerto nel palco di Piazza 20 Settembre della Borghetti Bugaron Band, che non ci faranno sentire solo la sigla del carnevale, ma anche l'ultimo CD, molto bello. Un po' di repertorio, chiaramente insomma, l'ultimo Vien Giù avrà probabilmente Spera anche Lisa Giù. La parte principale, ma
No, vabbè, no, vedrà di far per bene. Vabbè. vi veremo a fare un saluto. Ecco. Va bene, ok. Lo aspettiamo tutti. Comunque, bisogna dire che lei, presidente, c'ha un patto con. Perché, insomma, vedo che intercede molto bene, no, c'ho il, con la questione del tempo. Sì, c'ho il numero di cellulare del figlio. Ecco, quindi ha direttamente. Sì, ci sentiamo un attimo. Fate quello che volete, però a Fano quel giorno. Ecco, possibilmente, girata la larga. Difatti, domenica, non so, tanto sarete stati informati, sì. Pioveva a Calcinelli, pioveva prima ad Ancona, pioveva... Nevicava Cagliari, insomma, non ci siamo fatti mancare niente. Da noi non c'era il sole, 3-4 goccine qui nella mano. Ma... Però il freddo c'era, perché noi che eravamo in mezzo alla strada, sì, sì, diciamo, come diciamo noi, no, non era freddo. Il freddo scheggiava le orecchie, perché insomma, sì, no, effetti, era sotto freddo. Appena monti sul carro della musica rovita, è un finito caldo tutto, incredibile. Ci deve essere un riscaldamento, sì, non lo so, autonomo. Una damigiana, sì, non lo so. Insomma, c'è un tipo di riscaldamento che funziona molto. Perché io vedevo che voi ogni tanto. Ci mettevate di cantare, prendevate un cannello e ciucciavate qualcosa. Ah, ecco. Ah, bisogna tirarsi su in qualche maniera. In qualche modo, cioè, perché dopo vedo che loro erano rinvigoriti. Si ripartivano. Ripartivano. Poi non c'è dovuto. È come il disco, capite? E poi via. E via. Oh, anche la lotteria è un asse portante del carnevale, con ricchi premi e cotillon. Diciamo che la lotteria per noi ormai è diventata una cosa molto importante, che ci dà la possibilità appunto di programmare e di avere risorse appunto per coprire poi le spese. Ma non è solo questo, perché dice vabbè, lo fa solo per la carnevalesca. Proprio no, perché noi siamo quelli che lo promuovono, ma lo facciamo ben volentieri, perché diventa un contributo per le associazioni che appunto vendono i tagliandi. E un sostegno, anche perché verranno sempre di più a mancare i sostegni degli enti pubblici, ma tutti insieme quest'anno sono quasi 20 le associazioni che vendono i tagliandi in città e non solo, tutti insieme poi il 0,30 ogni biglietto andrà alla mensa di San Patrignano. Speriamo di vendere tutti i 20.000 tagliandi, così tutti insieme potremo fare un bel assegno di 6.000 euro per la mensa di San Patrignano. Comunque, ridendo e scherzando, in questi anni abbiamo fatto oltre 100.000 euro di beneficenza. Ecco, quindi insomma, e poi il premio è un bel premio, insomma. Il premio, qui va ringraziato il centro garage, appunto, la famiglia Guerrieri, che ormai è diventata l'Opel, la macchina della lotteria. Sapete che quest'anno addirittura l'abbiamo presentata, poi attraverso anche Fano TV, in anteprima, perché il primo premio sarà l'Opel Corsa, la macchina famosa che fa... Anche il terzo premio, bello. Anche quello fa. Il secondo abbiamo la bici, il terzo abbiamo un gioiello dello studio A3, gioielleria via Garibaldi Fano, che non so. Non so chi è, potrebbe parente suo, ma guarda un po'. Poi non possono mancare. Anche il terzo è bello. potete capire perché. Ma capito? Lui ha voluto buttare lì. No, ogni riferimento è puramente casuale. Oh, su, dai. Ringraziamo Bagnesi di Cascioli. Cascioli Roby, perché sennò non lo dico mai. Ecco. Bagnesi appunto di Cascioli. Roberto, abbiamo la bici elettrica, le altre bici che addirittura sorteggiamo anche durante le altre domeniche, perché sapete, il tagliando ogni domenica, esatto, in piazza, viene... Difatti proprio avanti ieri è stato consegnato sia il buono dei Conad, 250 euro di buono, la famosa bici e l'azienda agricola Guerrieri, il bel pacco. Dai. 250 euro. Quindi ringrazio veramente tutti gli sponsor della nostra grande lotteria, che tra l'altro sta andando anche molto, molto, molto bene. Molto bene, infatti questo è anche un altro dei modi per sostenere il carnevale fanese, insomma, attraverso la lotteria. Insomma, quindi beneficenza, cultura, teatro, mostre, insomma, ce n'è per tutti. Ce n'è, è veramente a 360 gradi. Diciamo anche che il Teatro della Fortuna rimane aperto durante le domeniche di carnevale, è visitabile gratuitamente grazie alla Fondazione Teatro. Certo. I musei sono, il museo è aperto, quindi spazio alla cultura e al divertimento. Ecco, spazio alla cultura e al divertimento, perché insomma il carnevale fanese è gettonatissimo anche un po' da tutta Italia, come sempre è avvenuto anche quest'anno.
sono attesi, sono arrivati anche in questa domenica, però anche le prossime, visto anche il sold out dei palchi, sono attesi tanti turisti, camperisti, pullman, quindi insomma è importante che chi viene passi quei 2-3 giorni anche avendo possibilità di vedere... Di gestirsi un bel weekend a Fano, difatti grazie anche alla Tupi Tour che sta organizzando un bel percorso di visite non solo della nostra città ma anche nella vicina Urbino, quindi è un, tutto un collegamento visto che riempiamo una bella fetta della nostra costa partendo da Rimini fino giù a Senigallia nell'entroterra finché trovano il posto per mangiare, ecco. E quest'anno non ci siamo fatti mancare niente che con il cibo, sapete che quest'anno l'Expo di Milano parlerà, esatto, di cibo, esatto. E noi non vogliamo essere da meno, oltre al brodetto abbiamo collegato il palabrodetto, abbiamo detto della Moretta, ma ci siamo fatti la bella via delle dolcezze che è la via di Serravalle, ci siamo fatti l'inizio di Viale Buozzi, trovate lo street food che a me piace da morire, come lo nomino sempre, abbiamo pazienza agli altri, dal furgoncino in poi, ed è carino, molto, 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 poi in piazza l'enogastronomia tipica della nostra regione. E quindi insomma, uno degli assi importanti tra i tanti che avete voluto inserire quest'anno è appunto quello dell'eccellenza gastronomica e della proposta anche gastronomica della nostra terra, e quindi insomma... Sicuramente ci sarà di che divertirsi. Mi ero dimenticato, ma ecco, bisogna dirlo, diciamolo, la famosa Bovin Marche, è presente da noi e addirittura abbiamo il Burger, lo chiamano il Mark Burger al 100% marchigiano. Già qualcuno l'ha assaggiato, mi ha detto che è anche buono. Io domenica non ho avuto il tempo, no? Ero impegnato altrove. Perché mi sa... Perché che ne dicano quelli che insomma vengono da fuori, Nicola, il cibo da strada, insomma, noi ce lo sappiamo fare tra piadine, cresce, vero? Non c'è problema. Non c'è problema. Infatti siamo sempre vestiti di nero perché il perché nero sfina sempre. Perché sfina sempre, insomma, vabbè. Allora, noi purtroppo siamo arrivati al termine di questa puntata di Dopo Cena, dove vi abbiamo mostrato, insomma, insomma la punta dell'iceberg del carnevale fanese, e quindi vi invitiamo, tutti quelli che ci seguono, che non hanno avuto modo di esserci domenica scorsa, alla prossima e anche l'altra ancora, di non farvi mancare questa domenica, ma anche tutti gli altri appuntamenti che il Presidente insomma, e gli amici della Carnevalesca hanno elencato così doviziosamente. Per vivere a pieno queste 3 settimane, insomma, queste 2. È importante, no? Se abbiamo dimenticato qualcosa, non avete capito bene, ecco, andate sul nostro sito, troverete tutto, addirittura scaricate l'app gratuita dove troverete tutto quello che il Carnevale di Fano vi offre. Dulcis in fundo, lì non mi devi permettere, dimmi, di ringraziare coloro che ci hanno dato anche quest'anno una mano o anche 2 mani e non solo, per poter fare questa manifestazione. E in primis va ringraziato il Comune di Fano, che ci impegna una bella somma, la Regione Marche come enti e la Fondazione della Carifano. Poi abbiamo un main sponsor che è la BCC Fano, che ci dà un sostegno economico molto molto importante. Altri sponsor minori ma importantissimi come la Prometeo, la Profilgras, la ISA, la Carifano, il Maestrale, Banca Marche, la CPL Concordia. Poi abbiamo i nostri sponsor partner, come abbiamo già detto più volte, la Perugina, la Costa Parchi, perché sapete che i 4 parchi insieme, Oltremare, Aquafan, l'Italia in miniatura e l'Acquario di Cattolica, sono partner del nostro carnevale, e ad esempio legato alla tessera della Carnevalesca c'è un ingresso ai parchi, chi compra il biglietto della lotteria ha 3 euro di sconto. Chi addirittura il palco mascherato, come secondo premio abbiamo 15 ingressi completamente gratuiti in uno dei parchi, ecco, ci dà una bella mano, perché tenete conto, è una sinergia, un cambio, noi pubblicizziamo a loro, ma il 1.200.000 persone che visitano i parchi parleranno, o meglio ancora, sentiranno parlare del nostro carnevale. Quindi grazie anche alla Tupi Tour, grazie alla Confesercenti, che quest'anno... questa sinergia col brodetto ci ha fatto sì che è nato anche il carro dedicato al nostro brodetto. E poi i media ce ne sono tanti, ma qui va ringraziato in anteprima Fano TV, il direttore e tutto lo staff. Bene, grazie, per noi insomma, a nome di tutti, ringrazio a nome di tutti, perché insomma cerchiamo di dare
il giusto risalto a una manifestazione così importante per tutti quanti. Allora chiudiamo, visto che Nicola c'ha in mano il microfono, con un'altra battanaiata. Così, chiudiamo così. Io vi saluto in anticipo. Ecco, prima che loro iniziano a battanaiare, intanto io mi appropinco ai dolci. Noi facciamo il getto. Allora, e allora spacca sono i suoi carri e tazza, e rete l'antevela la libertà. Così avanti in due su questa sfilata, senza pensare di dietro che rompe gli stivali. E allora avanti in paccassoni coi carri e ta ta ta, e vedrete quant'è bella la libertà. Che non sdupla tutta sta allegria, che non con energia per combattere e campà. Che non sdupla tutta sta allegria, che non con energia per combattere e campà.